Ciao, benvenuta e benvenuto in Consapevolmente Connessi, la newsletter settimanale di Francesca Anzalone, strategie di comunicazione e tutela di brand, corporate e reputazione. Perché seguiamo un blog, un sito di notizie, un content creator? Perché andiamo ad acquistare un prodotto o un servizio piuttosto di un altro? Perché compiamo un'azione talvolta senza rendercene conto? Perché esclamiamo "è vero" e ci fidiamo subito dopo di quell'interlocutore? La risposta è una: perché siamo stati ascoltati e dunque abbiamo scelto ciò che ci fa sentire accolti, parte di, in quel preciso contesto. Ciò che ci ha rassicurato. In altre parole, sono state eliminate tutte le frizioni che avremmo potuto mettere tra noi e quella scelta e abbiamo deciso di abbracciare quel percorso. Il punto è: per quanto tempo? E la differenza sta tutta qui. Come sempre, ti invito a riflettere all'opposto e dunque su ciò che possiamo fare. Farlo in maniera etica, responsabile e consapevole e evitare di venirne risucchiati. Perché conoscere i meccanismi di comunicazione ci permette di compiere delle scelte, attivare delle strategie con consapevolezza, ma anche con responsabilità sociale e etica. Altrimenti rischiamo di manipolare. La differenza la fa l'ascolto profondo e il nostro come lo voglio fare e per quanto tempo vogliamo costruire questa relazione. Oggi ti consiglio due letture chiave. Chris Voss, Volere tutto e come ottenerlo, e Al Gregersen, Nelle domande c'è la risposta. Due volumi per me significativi. Ma prima di addentrarci in questo approfondimento che ci condurrà ancora una volta all'opposto, voglio dirti grazie per l'attenzione, la fiducia, il rispetto e la reciprocità in quel Consapevolmente Connessi che da anni rappresenta il mio perché con il digitale e il come lo voglio fare. E naturalmente che tu mi stai dimostrando in questi mesi insieme. Anche questa settimana siamo cresciuti come community e stiamo costruendo una comunicazione consapevole e responsabile, una comunicazione davvero a valore aggiunto, dove questo valore aggiunto è esattamente ciascuno di noi. Grazie per i messaggi, le riflessioni, le condivisioni di esperienze e di intuizioni e anche grazie a te che da oggi entrerai a far parte di questa community. Benvenuta, benvenuto in una nuova comunicazione. Leale, consapevole e responsabile, basata su relazioni significative. Parlare di target significa identificare l'interlocutore e, soprattutto, iniziare ad ascoltarlo. Prima di tutto ti dico cosa non mi piace quando leggo i profili di professionisti, aziende, presentazioni. I racconti di mirabolanti avventure, successi, traguardi, vittorie senza sostenibilità. Tutto questo arriva con impegno, determinazioni, errori, insuccessi che nel dietro le quinte ci portano all'oggi, sì nel qui e ora, che tra pochi minuti, giorni, mesi si scontrerà però con un nuovo problema nel domani. La storia vera è questa, fatta di alti, di bassi, di salite, discese, percorsi ad ostacoli, errori, e proprio su questi si costruisce la lezione imparata. La vita ci presenta lezioni, sta a noi comprendere cosa trarne per migliorare. Ora ti chiedo, ti rimane più impressa una persona che ti racconta una serie di successi o una persona che ti racconta come ha superato le difficoltà, ha affrontato gli errori e oggi ne è uscita con una nuova consapevolezza, magari che applica anche al suo business? Chi ti aiuta di più a crescere e con chi costruiresti una relazione duratura? E adesso ti dico una frase. Se avessi saputo questo 5 anni fa, oggi avrei... Lo so, ti ha colpita. E ti ha colpito, ha attirato la tua attenzione, ti ha incuriosito a sapere cosa avrei voluto sapere 5 anni fa.
E sai quante volte anche tu dici questa frase senza magari rendertene conto, soprattutto davanti ad un successo importante? Perché è incredibile quello che proviamo di fronte ad un successo, nonostante sappiamo di avere lavorato sodo per raggiungere quell'obiettivo. Quando lo raggiungiamo ci fa provare una sensazione incredibile, quasi come se fosse una magia. Eppure non la è, anzi, è il risultato di un duro lavoro che abbiamo fatto, a volte senza neppure rendercene conto. L'ascolto attivo ci offre le frasi migliori sia in tempo di pace che durante le crisi. Ed il punto è questo: iniziare a rileggere ogni passo del percorso e vedere cosa abbiamo fatto per superare l'ostacolo, non mollare, migliorare la nostra competenza su, investire più tempo per metterci più consapevolezza. E potrei proseguire veramente per ore. Il punto è che siamo tutti parte di un percorso e più ascoltiamo storie, più impariamo e cresciamo. E più ascoltiamo storie, ci confrontiamo e condividiamo, più ci rendiamo conto che ogni storia di successo ha in sé l'insuccesso e viceversa. L'insuccesso porta a una serie di successi. E sapere che nel successo c'è il suo opposto ci permette di tutelarci, di valutare i rischi con consapevolezza e responsabilità e di non farci cogliere impreparati. Il successo totale e illimitato non esiste, perché la vita è fatta di alti e bassi, di cadute, di ascese, di salite e di discese, ma il punto è che ne veniamo spesso assorbiti attraverso le emozioni e tra queste c'è l'ammirazione che proviamo e che desideriamo che l'altro provi nei nostri confronti. Ora il punto è, se ragioniamo all'opposto, ci rendiamo conto del ruolo fondamentale dell'ascolto e della responsabilità che possiamo avere nel permettere al successo di proseguire consapevolmente connessi con i rischi, gli errori e le criticità. Ad una persona che sbaglia in continuazione, che colleziona insuccessi, che disperata chiede per uscire da questo tipo di loop di fallimento, che cosa diremmo? Fermati, non fare nulla per un tempo X. Iniziamo ad analizzare cosa non sta funzionando, passo dopo passo, e proviamo a capire come superare questo problema per far sì che non sia più un problema, ma davanti, e quindi lo si possa trasformare all'opposto in un successo. Perché anche evitare di fare una determinata cosa può essere un successo. Serve consapevolezza e responsabilità nel mettere in ordine le cose. E la sequenzialità è davvero importante. Accade che cambiando l'ordine delle cose che stiamo già facendo o mettendole in relazione in maniera diversa, questo generi un valore molto più alto, addirittura elimini l'errore e ci porti direttamente al successo. Così vale per l'opposto. Focalizzandoci sul successo, step by step, possiamo comprendere tutte le criticità, le frizioni. Questo avviene anche con le parole, la narrazione e la contestualizzazione. Dunque, facciamolo sempre, sia con i successi che con gli insuccessi. Ascoltare significa anche tutelare, ma soprattutto connettere al qui e ora. La fotografia del qui e ora è ciò su cui dobbiamo costruire quotidianamente. Ma cosa potrebbe essere domani? E cosa è stato ieri che ci ha permesso questo? Ecco, l'analisi dei dati e delle metriche mensili è esattamente l'opportunità che ci diamo nel comprendere dove siamo, come ci siamo arrivati con consapevolezza di opportunità, di errori, di rischi da evitare
e dunque con la responsabilità di portare avanti il business nel migliore dei modi. La strategia delle domande giuste ci offre le parole giuste, perché nelle domande giuste c'è la risposta e naturalmente è giusta. Facciamolo anche quando siamo all'apice del successo, per non farci cogliere impreparati dall'errore, dal problema, dalla crisi che potremmo affrontare. Poniamoci le domande giuste rispetto al qui e ora, rispetto a cosa ieri ci ha permesso di arrivare al successo di oggi e al domani. Che cosa ci potrebbe portare ad un ulteriore successo, ad un passo in avanti, oppure mettere in crisi il successo di oggi? E attraverso queste riflessioni costruiamo la nostra comunicazione. Sarà il nostro fattore più 2%, di cui ti parlo sempre, e che ci permetterà di non farci cogliere impreparati e offrirci le parole giuste per il nostro target, con lealtà, consapevolezza e naturalmente responsabilità. Lo so, porre queste domande ci fa risultare impopolari, ma porle nel modo migliore ci renderà il miglior partner per la crescita, un vero valore aggiunto. E qui mi sento di dire che i social ci stanno allontanando dal concetto di vita reale, di quel essere alti e bassi, giornate positive, negative, di fatica, di impegno, di dedizione. L'immagine è nel qui e ora sempre all'apice, senza nessuna rappresentazione del percorso. Ha senso? Se il nostro target è consapevolmente connesso con il contesto, con le dinamiche del mercato, la realtà, ti dico, è no. Soprattutto perché quando avverrà il problema, il nostro target sarà invece preparato al problema. Dunque, dobbiamo perseguire la sostenibilità e non lo scatto dell'attimo fuggente. La parola al target, la strategia vincente per raggiungere gli obiettivi è esattamente questo: partire da un ascolto attivo e profondo del target al quale ci rivolgiamo, che attenzione, non è solo chi deve comprare il nostro prodotto o servizio. L'errore di focalizzare tutta la comunicazione sul potenziale cliente online è un rischio alto, ci espone veramente a vulnerabilità. Dobbiamo essere consapevolmente connessi con noi stessi e dunque con la nostra sostenibilità. Dobbiamo metterci in relazione con l'altro, che sì, potrebbe essere il cliente, potenziale cliente, ma dobbiamo metterci in relazione anche con il mercato, lo scenario, che significa fornitori, ecosistema attorno al quale si costruisce il business, compresi i competitor e tutti gli altri professionisti. Significa nel territorio, a livello nazionale, internazionale e allargandolo ancora di più a livello globale, perché attenzione, quando siamo online questo può accadere. Perché più la nostra visione si allarga, si arricchisce di punti di osservazione, più saremo sostenibili nel tempo e nel reale, nella realtà dei fatti. Come raggiungiamo questa consapevolezza? Attraverso l'ascolto, la raccolta delle informazioni, l'analisi di ciò che siamo e abbiamo prodotto fino ad oggi e a come mettere in relazione tutto ciò, ottimizzando ciò che già abbiamo e rendendolo il più proficuo possibile, come ad esempio scegliere il 20% che ci genera invece l'80%. E sai qual è l'errore più comune che vedo? Un impegno di tempo e di energie enorme nel creare contenuti nuovi senza sfruttare quelli che stanno andando meglio e soprattutto senza mettere in relazione tutto ciò che abbiamo già pronto. Ti sei mai chiesta o chiesto quanti nuovi contenuti hai a disposizione senza neppure scrivere una sola frase? Perché ad esempio questa frase ci permette di raggiungere il nostro obiettivo con un target di imprenditori, manager e istituti. Nel 2007 abbiamo avuto una battuta d'arresto che ci ha permesso 3 anni dopo di segnare un più 13% di crescita costante nei successivi 5 anni. È la frase giusta,
per il target di riferimento, ovvero la differenza che c'è tra parlare di noi in tono autocelebrativo al nostro interlocutore per convincerlo della nostra bravura e farci scegliere nel qui e ora, e raccontarci invece pensando a ciò che conosce del mercato e dunque attraverso affidabilità, trasparenza e lealtà che caratterizzano una collaborazione nel tempo e in una relazione profonda e di qualità nel medio-lungo termine. E adesso torniamo alla frase: cosa avrei voluto sapere 5 anni fa? Esattamente quello che ti ho appena raccontato. Lo avrei voluto sapere con maggiore consapevolezza e chiarezza, per rendere qualsiasi successo un modus operandi, per trasformare qualsiasi relazione in una relazione significativa fin da subito, cogliendo quei dettagli e rendendoli evidenti immediatamente. E ancora, non avere paura di chiedere che cosa potrebbe interrompere oggi il tuo successo e cosa potrebbe accadere se. Farlo senza nessuna esitazione, senza aspettare 6 mesi di lavoro e collaborazione, costruire una conversazione proprio sugli errori commessi, sulle criticità e sui rischi, sulle vulnerabilità del business, senza dover giustificare ogni singola domanda e rassicurare ammirazione. E l'importanza di queste informazioni invece per lavorare con una comunicazione a valore aggiunto, ovvero la costruzione di una relazione significativa, sostenibile, consapevole e responsabile, basata sulla reciprocità, che presume esserci, perché qui e ora è esattamente dove voglio essere, non per un budget immediato, ma per un lungo percorso, un percorso a medio-lungo termine da compiere insieme attraverso le parole giuste che tutelano il business, che creano una relazione significativa e costruiscono connessioni. Pensiamoci, se io ti racconto qualcosa per avere un'immediatezza, il risultato immediato, ok, mi paghi per il servizio, è diverso da una narrazione che io ti farò per una costruzione a medio-lungo termine, per una connessione significativa. Spero di averti dato anche la spiegazione del perché la scrittura dei contenuti a valore aggiunto è così impegnativa e richiede così tante domande, così tante ricerche, e anche l'importanza della tutela della comunicazione a beneficio della tutela dell'informazione. Ti saluto con una domanda: quanto è a rischio la tua comunicazione e la tua reputazione? Come sempre ti aspetto per le risposte nei messaggi, per parlarne insieme e sui miei canali social. Se vuoi saperne di più sui miei servizi di comunicazione, ti invito a visitare il sito www.netlifesrl.com. Se invece vuoi fare un upskilling delle tue competenze, allora ti invito a visitare www.upskilling.it, la Digital Academy di Netlife. E, come sempre, per qualsiasi domanda o richiesta, scrivi a info@netlifesrl.com. Un abbraccio, ti aspetto. Ciao!